Il tema di oggi è un po' complesso, un po' contorto, quindi siete sempre in tempo per cambiare canale. Si tratta del circuito mass mediatico. Questo è il tema. Il 6 agosto del 91, la prendo alla larga, Sir Tim Berners-Lee, ricercatore britannico del CERN di Ginevra, mise a punto il protocollo HTTP, determinando la vera rivoluzione dei tempi nostri, dei tempi moderni, cioè creando internet in pratica e trasformando la comunicazione da verticale, cioè appannaggio di pochi, ad orizzontale, cioè appannaggio di tutti. Questo sistema neonato praticamente è ancora in fase di svezzamento, deve essere diciamo così messo a punto, metabolizzato. E questo avverrà nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel lungo periodo, capito? Perché gli utenti sono disabituati, sono stati scaraventati, diciamo così, in una dimensione diversa, dove non sono più fruitori, ma sono anche attori nell'ambito del sistema della comunicazione e quindi sono disabituati al confronto, disabituati all'uso di questi strumenti di comunicazione, poiché hanno storicamente sempre delegato tutto ad altri, anche il pensiero. Però ecco, questo è il trend, è ancora oggi in fase di svezzamento, diciamo così, ma è destinato a uno sviluppo. Di fronte a questo trend, cosa fanno le comunicazioni, i media tradizionali? Cercano di resistere, cercano di non essere esautorati dai media nuovi, capito? E come lo fanno? Lo fanno utilizzando tecniche di comunicazione, ad esempio il cosiddetto mainstream, cioè il racconto uniforme, la narrazione omologata. Mainstream che serve per condizionare le coscienze, il libero arbitrio e provare a reinvertire il senso di marcia della comunicazione, ridandogli verticalità a dispetto della orizzontalità crescente che è in atto. Ecco. Poi ci sono altre tecniche, come ad esempio le campagne giornalistiche o pubblicitarie, campagne che non servono a niente, sono completamente inutili, cioè inefficaci nel merito, ma hanno lo scopo di ridare centralità ai media tradizionali e una presenza quotidiana nelle case degli utenti. Le campagne, e qui è tutto un proliferare di campagne, si susseguono campagne, campagne su campagne, campagne giornalistiche, campagne pubblicitarie sui vari argomenti, argomenti più disparati. Non so, per esempio, c'è la campagna contro lo spreco alimentare. Usate i piatti piccoli perché ci va meno cibo. Non è uno scherzo, è la verità. Oppure le campagne giornalistiche contro l'astensionismo, nelle elezioni politiche. Le campagne giornalistiche per l'uso della mascherina in tempo di pandemia, la campagna che sentiamo ogni tanto contro il fuoco di Sant'Antonio, cioè quello che va in giro con l'estintore, dice un altro gli fa: ma che ci fai con l'estintore? Mi serve per spegnere il fuoco di Sant'Antonio, no? E quindi ci scherzano pure, capito? E poi la campagna contro la droga, quella che fa Mangini, il commissario tecnico nazionale di calcio. È una cosa obbrobriosa, non so se l'hanno tolta di mezzo, quella campagna lì, quello spot pubblicitario lì, questo adesso non lo so.
Eppure la campagna per le buone pratiche igienico-sanitarie in tempo di pandemia, cioè lavatevi spesso le mani, ti dicono pure come, girandosi i pollici, no? Ti devi lavare le mani per minimo almeno 30 secondi, no? E poi le campagne per le pratiche per il risparmio idrico, che invece ti dicono no, lavati poco, solo lo stretto necessario, capito? Per il risparmio idrico, capito? Quindi campagne che vanno tra di loro in rotta di collisione proprio. Ecco, quindi questo è il quadro odierno, e cioè questo è, diciamo così, conflitto, no? O confronto che c'è tra i media tradizionali, che cercano di resistere, non essere esautorati dai media nuovi usando tecniche di comunicazione che ho appena detto, e i media nuovi che invece sono in fase di svezzamento e debbono ancora essere metabolizzati dagli utenti. Quindi siamo praticamente in un contesto di comunicazione, io direi, soprattutto per ciò che concerne i media tradizionali, a dir poco impuro, ecco, nei confronti del quale occorrerebbe vaccinarsi.